Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza dalle origini antichissime e nobili, come il pechinese. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il pechinese è una razza proveniente dall'Asia, precisamente dalla capitale di Pechino, come suggerisce il nome. Le sue origini sono antichissime, risalgono a circa 4.000 anni fa, come cane da compagnia nei palazzi degli imperatori cinesi. Era considerato un cane sacro, allora era infatti chiamato cane della benedizione e cane piccolo leone di palazzo. In Europa arriva molto dopo, a metà dell'Ottocento, esportato dai soldati inglesi e francesi. Ne venne regalato addirittura uno alla regina Vittoria d'Inghilterra. Per quanto riguarda l'aspetto, è una taglia piccola, caratterizzato da una corporatura massiccia e compatta, e da una camminata molto goffa. Il suo principale tratto caratteristico è il suo muso schiacciato, piccolo e simpatico. L'altezza prevista dallo standard della razza non supera i 20-25 cm, sia per i maschi che per le femmine, mentre il peso varia tra i 3 kg e i 5 kg, sempre per entrambi. Il pelo invece è mediamente lungo, con un sottopelo morbido e setoso. Le colorazioni del mantello possono essere di qualsiasi colore, anche a macchie, con pezzature distribuite regolarmente. Tende a perdere molto pelo, per cui va spazzolato quotidianamente e tolettato spesso. Il pechinese è un cane da appartamento per eccellenza, preferisce restare al chiuso piuttosto che uscire all'aria aperta, è perfetto per persone anziane e persone poco attive. Ha un carattere molto sicuro di sé, dignitoso e orgoglioso, non adora troppe dimostrazioni d'affetto. Anche se un po' snob, resta comunque un cane docile che si legherà profondamente alla famiglia, ma non ne sarà mai dipendente come lo sono gli altri cani. È consigliato come primo cane, a patto che si accetti il suo essere un po' scostante. È una razza semplice e facile da educare, per niente impegnativo. Non gli piace stare all'aria aperta, per cui le passeggiate dovranno essere brevi e lente. Non è un cane adatto ai bambini e tenderà ad ignorarli, per cui è sconsigliato per le famiglie. Verso gli estranei è schietto e riservato e allo stesso modo non ama interagire neanche con gli altri cani. È un cane che ama stare solo con il padrone, in totale tranquillità. Questa razza ha un'aspettativa di vita dai 12 fino ai 15 anni circa, che gode di buona salute generale, ma è necessario avere particolari accorgimenti per questa razza, non troppo complicati. Infatti il suo piccolo muso va pulito spesso, poiché le sue rughe possono essere sede di infezioni. Inoltre, avendo uno stile di vita molto sedentario, bisognerà non esagerare con le quantità di pasti e bilanciare la dieta con carboidrati, proteine e verdure. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza piccola ed elegante come quella del pechinese. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto! Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cane è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!